Ciao. Si sente? Allora, intanto devo dire che le signorine qua presenti nel tavolo sono delle ragazze, sì, sono rimaste, sì, un po' mortificate dal tuo bastardo dello sposo. Devo settare, sì, okay. Andiamo. Siamo uniti, qualsiasi cosa c'è. Dai. Donne che avevano ricevuto delle promesse non mantenute, naturalmente, e dunque stanno manifestando in questa maniera il loro disappunto con un leggero sciopero della fame. Si stanno mangiando neanche all'uno. Infatti lo sciopero della fame dovrebbe essere fatto in questa maniera, no, come più scemo unito di pannella. 100 anni che fa sciopero della fame, qui sta sempre 100 chili. Silvi, ci sei? Io sono pronta, oui. Oui. Allora, intanto oggi celebriamo il rito civile, perché poi il penale lo faremo in Francia. Se poi vi do. Allora, vorrei innanzitutto ringraziare il signor sindaco per avermi dato questa grande opportunità. Je voudrais d'abord remercier monsieur le maire de m'avoir donné cette grande opportunité. E come li specchiamo? Questo grandissimo onore. Cet immense honneur. Di potermi unire in matrimonio con questi due miei grandi amici. De pouvoir unir par les liens du mariage mes deux grands amis. Oh, mais voglio dire una cosa, ci cancelli tutto cosa. Alors en fait, moi je prépare une traduction, mais apparemment il a complètement changé son texte, donc ça va être un petit peu plus difficile que prévu. Mais foutti io so. La signorina al banconiè, una dolce, aggraziata, delicata francesina, e lo sbiacco umano, un segaiolo d'altri tempi. Mademoiselle Alban Cognier, une douce, gracieuse, délicate petite française, est... Un essere metà uomo, metà fantasmino. Le crachat humain, un vrai homme à femme, un être mi-humain, mi-chaussinette. Un accumulatore di sputazzate. Un accumulateur de crachats. Un accumulatore di sputazzate. Un vrai accumulateur de crachats, il a répété. Preparato. Un accentratore di coppi cricchi nei gengivi. Un spécialiste du coup de cric dans les gencives. Un aguilotto d'argento. Un aiglon d'argent. Poi se hai un minuto mi fai un colpo d'ale. D'ailleurs, si t'as 5 minutes, donne-moi un coup d'aile. Dopo questa breve presentazione, leggiamo il formulario di celebrazione. Après cette breve présentation, lisons donc les formules rituelles de la célébration. Siete il signor Sbracco Riccardo Di Bella e la signorina Alban Cognier? Vous êtes bien monsieur Cracha Ricardo Di Bella et mademoiselle Alban Cognier? Oui. Oui. E siete qui comparsi per la celebrazione del vostro matrimonio? Et vous vous présentez ici pour la célébration, oui, de votre mariage? Sì. Da notare l'intelligenza di queste domande nel formulario di celebrazione. È come se già senza negozio di scarpe la commessa ti fa, è venuto a vedere delle scarpe, non magari tu la tuglia in finocchio. Intelligente. Remarquez bien l'intelligence de ces deux questions du formulaire. C'est comme si vous entriez dans un magasin de chaussures et que la vendeuse vous demande. Vous êtes venu pour voir des chaussures? Mais non, donnez-moi donc de laitue et un peu de fenouil. Quelle intelligence. Fai che tu che vuoi. Bene, diamo lettura agli articoli. 143. 144. 147, 131 Fiat Mirafiori, 128 Special che fa ritunni del Codice Civile. Bien, lisons donc les articles 143, 144, 147, 131 Fiat Mirafiori, 128 Fiat Special avec les pharaons. Lisons donc les articles du Code Civil. Articolo 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Article 143. Droits et devoirs réciproques des époux. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi obblighi. Par le mariage, le mari e la femme acquièrent les mêmes droits et assument les mêmes devoirs. Tu capisci che significa questo sbracco, no? Non ti puoi fare più i cazzi tu, non puoi fare più i video che vuoi. Ci sono gli obblighi. T'as compris ce que ça veut dire, Cacha? Tu peux plus faire ce que tu veux, tu vas avoir des devoirs. Dal matrimonio, infatti, deriva l'obbligo reciproco. Du mariage dérive en effet le devoir réciproque de... Alla fedeltà, au Catania naturalmente. Fidélité, au club de foot de Catane naturellement. All'assistenza, fai che cosa vuoi sempre, no? All'assistenza morale e materiale. All'assistance morale et matérielle. A Basta Casassa, a Parmigiana.
c'est-à-dire les pâtes à la sauce tomate, le gratin d'aubergine, pibero studi, les poivrons grillés, mulingiane, les aubergines, puppette, les anchovi, les anchois, olive punzate, les olives, pira, les poires, puma, les pommes, arangiamare, les oranges amères, pesca tabacchiere, les pêches, mandarine, les mandarines, kiwi, les kiwi. Contribuendo così reciprocamente ai bisogni della famiglia. Participant ainsi réciproquement aux besoins de la famille. Ti è chiaro? A portare pan a casa. È chiaro, no? Il va falloir che tu ramènes le pain à la maison. Articolo 144. Indirizzo della vita familiare. Articolo 144. Adresse de la famille. I coniugi concordano tra loro la residenza della famiglia. Les époux se mettent d'accord sur la résidence de la famille. Ora tu ci devi dire che cosa ne può foutre noi se dobbiamo venire a stare. Alors nous, qu'est-ce que ça veut rien nous foutre si vous allez continuer à inviter vous. Dunque passiamo avanti. Donc on continue. Articolo 147. Dovere verso i figli. Questo è importante. Articolo 147. Devoir envers les enfants. Il matrimonio. Ça, c'est important. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di istruire e educare la prole in base all'inclinazione naturale e all'aspirazione dei figli. Le mariage oblige les deux époux à instruire et éduquer leur progéniture selon les inclinations naturelles et les désirs des enfants. Questo articolo ti dà la grande possibilità, anzi ti obbliga, ad assecondare le inclinazioni naturali dei figli. Cioè, se tuo figlio ad esempio ha una grande inclinazione proprio naturale verso la droga, meglio ancora lo spaccio di essa stessa, non da risicare per nessun motivo a indirizzarlo verso lo sfruttamento, la prostituzione, lo stupro, l'usura, questo casomai all'alce figli, ma devi assecondarlo, incoraggiarlo alla grande, verso questa grande, naturale, leve di mano, inclinazione, aspirazione, che è in questo caso la cocaina, senza distrarlo da altre attività, c'è la specializzazione. Questo articolo, dunque, te donne la précieuse possibilité et même il t'oblige à soutenir les inclinations naturelles de tes enfants. C'est-à-dire que si ton fils a une grande inclination vers la drogue, ou mieux encore vers le deal, ne te hasarde pas pour aucune raison au monde à l'amener au proxénétisme, au viol ou à l'usure. Ça, au cas où, ce sera pour tes autres enfants. Au contraire, tu dois soutenir, l'encourager au maximum dans sa grande et naturelle inclination. Son désir profond, dans ce cas-là pour la cocaïne, sans le distraire par d'autres activités. Alban Cognier, sei veramente in sicurezza, super decisa a trascorrere il resto della tua vita con un sifilopatico del genere, con un produttore mondiale di minchiate nucleari, con un paio di fantasmini che camminano soli, uno che con modestia non chiede la luna ma solo la figa, uno che quando cammina a mezza si scansa perché si scanta a Cambraga, uno che anda destro posto da Ciriveto a Vissegatura, truciolato, sivo, detessivo, croccantini, olio di macchine, camere d'aria, preservativi spunnati, caniglia, frumenta muri, noci cocco, canni cavato, puppetti, polimeri, polisaccati, peta tendra, fosfato di sodio. Mi domando. Je m'excuse en avance, la traduction de toute façon est approximative. Alban Cognier. Es-tu vraiment, sûrement, super décidé à passer le reste de tes jours avec un malade de syphilis de ce genre, avec un producteur mondial de conneries nucléaires, avec une paire de chaussinettes qui marche toute seule, avec un mec qui, en toute modestie, ne demande pas la lune, mais seulement quelques prestations, avec un type qui, quand il marche, fait s'écarter la mer parce qu'il a peur de se salir, avec un gonze qui, à la place du cerveau, a de la sciure, un courant d'air, le vide intergalactique, de la poussière, de l'air frais, du fromage blanc, le néant absolu, un trou noir, c'est ça qu'on se demande.